primo vero contatto fu ad una meravigliosa festa del tubo. Il Royalty Manager per me è, diciamo, è il vantaggio di poter girare il mondo e conoscere tantissime persone. Trasferta di gara più bella nel 2006 in Baja California, la mia prima esperienza. La mia attività di giornalista e consultore è cominciata per caso, grazie a un'amicizia che mi ha portato a fare questo lavoro e poi tanto lavoro. Uno dei momenti più divertenti di quando siamo alle gare è sempre, perché ci divertiamo sempre. La mia attività di gestore di un forum è cominciata perché non trovavo su internet nessun forum che mi piacesse da appassionato di moto. La mia vittoria più bella nel campionato spagnolo nel 2006 era di tutterreno. Io credo nei blog perché al giorno d'oggi l'informazione deve leggere veloce. Il mio pilota preferito sono io stesso, sinceramente. Essere un team significa essere un gruppo di persone unite, coese, che hanno lo stesso obiettivo, altrimenti non si riesce. Nella vita mi occupo sostanzialmente di prodotto, quindi le moto nuove che escono, i nuovi accessori, i nuovi aftermarket, e meno di sport. Il momento in cui mi agitavo di più è sicuramente un po' prima della partenza. Amo il mondo delle moto perché da quando avevo 13 anni mi piacevano solo le moto. Stiamo andando verso una tecnologia sempre più esasperata, ma sempre più portata a rendere la moto più fruibile da chiunque. L'Italia di oggi penso che non stiamo vivendo un bel momento, che però alla fine da buoni italiani ci sapremo tirare fuori. Certo, nel potenziale dei forum perché c'è un interscambio di idee e di opinioni tra la gente normale e a volte anche tra le aziende. La sera prima di una gara normalmente sto con gli amici, ceno con gli amici e va letto presto. Il mio mito in generale è Lance Armstrong, perché è il numero uno, ha due coglioni così. La mia prima moto è stata un Malaguti Runner 125. La mia moto preferita è la Yamaha R7. I piloti di qualche anno fa erano più ruspanti, quelle di oggi sono un po' più polli in batteria, però ugualmente ci sono dei grandissimi talenti. Il mio pilota preferito è Troy Bayliss. Altri campionati che seguo abitualmente, Superbike, MotoGP e d'inverno lo sci alpino. Credo nel potenziale del blog perché è un modo diretto ed immediato nel proporre temi nuovi a gente che magari diversamente non è capace o non ha volontà di porsi nei confronti di questi temi. Una cosa che amo il mio paese è che comunque alla fine, malgrado tutto, stiamo abbastanza bene e viviamo nel posto più bello del mondo. Dopo aver girato tutto il mondo posso dire che in Italia si sta bene. Io amo il mondo delle moto perché mi piace, è libero e soprattutto si può fare in mezzo alla natura. Prima di iniziare la gara, visto che sono mancino, inizio a vestirmi sempre dalla parte sinistra e salgo tuttora sulla moto dalla parte sinistra. Se stasera facessimo una festa in maschera mi travestirei da Tarzan. Un messaggio che vorrei lanciare a quelli che mi leggono è: usate la moto il più possibile e divertitevi. Il mio mito in assoluto nel mondo nelle moto è Travis Pastrana, perché è un pilota che ha saputo comunque destreggiarsi sia nel supercross che nel freestyle. È stato secondo me il pioniere di quello che è il freestyle odierno. Un messaggio che vorrei lanciare a tutti quelli che mi seguono, quelli che non mi seguono, che si iscrivano a Dai Vegas. Grazie alla giornata di oggi, è una nuova esperienza perché è la prima volta che mi capita una cosa del genere, essere invitato, pur non essendo un blogger famoso come tanti altri che sono seduti ai tavoli insieme a me. È una nuova esperienza che mi ha permesso di conoscere appunto una nuova realtà che mi ha lasciato di stucco. Mi sono fatto l'idea della giornata, che è sicuramente un'ottima iniziativa per coinvolgere persone normali e far conoscere l'azienda. È stata una splendida giornata all'interno di un'azienda e in questa splendida location. Penso che ho mangiato bene, ho bevuto meglio e quindi non si può far altro che continuare a divertirsi.